Buonasera, benvenuti ad un'altra puntata del Meglio e il Peggio della Voce VIP su Mantova 24. Oggi partiamo dal peggio della settimana. Nel peggio di questa settimana mettiamo le numerosissime chiusure di esercizi e di negozi che ci sono un po' in tutta Italia, ma anche in città semplicemente passeggiando per il centro le notiamo. Quindi, certamente questa categoria dei commercianti, dei negozianti ha bisogno di supporto, però diciamo che una piccola parte di responsabilità spetta anche agli addetti ai lavori. Infatti io sento molto spesso dire e lamentarsi perché i mantovani molto spesso dicono non capiscono i negozianti e i prodotti che vendono, insomma come mantovani non saremmo abbastanza avanti, e questo può anche essere vero, però io ricordo ai negozianti solamente qualche piccola cosa che probabilmente potrebbe migliorare il rapporto con gli acquirenti. Ad esempio, non credo che noi mantovani non siamo abbastanza avanti quando i commercianti ci vogliono vendere una shopping bag in cotone a 50 o 60 euro mentre nei supermercati ce la regalano a 0,99. Non credo che non siamo abbastanza avanti quando un cliente giapponese tenta di andare incontro al commerciante o alla commessa parlando in inglese, ma queste gli sbuffano in faccia perché non capiscono quello che sta dicendo. Non credo che non siamo abbastanza avanti quando, dopo aver speso 250 euro per un regalo, il negoziante ci fa pagare anche la carta del regalo e il bigliettino perché non fa le confezioni. Questi sono tutti esempi cui vi assicuro ho assistito, per cui insomma bisogna anche venirsi reciprocamente incontro. Per il meglio della settimana, una è la mostra di Cristiano Giglioli qui alla Masseria, che è un'antologica del suo lavoro, dalle foto del National Geographic ai paesaggi ai ritratti. Come sempre io vi do appuntamento verso il fine settimana su Mantova 24 con il meglio e il peggio della Voce VIP e ogni mercoledì con il borsino di Mantova 24 nelle pagine della Voce di Mantova. Dall'aria perfetta è tutto anche per questa settimana, alla prossima!